Buonasera. Buonasera. Giovanni Sardelli, Radio Bruno e Repubblica. Siete partiti bene, avete fatto subito gol, un gol immagino anche provato, no? Con questa, fra l'altro Milenkovic fuori posizione, duello con quarta. Poi la Fiorentina ha preso campo, ha aumentato ritmo, siete stati un po' più in difficoltà a cercare di ripartire. Sì, sono d'accordo con l'analisi. Direi che il primo tempo è stato fatto un buon primo tempo, insomma, contro una squadra forte in casa, che insomma sapevamo che venivano forti in avanti, l'abbiamo preparato in questa maniera qui per attirarli e per insomma giocare poi in verticale. Direi che il gol è l'emblema, perché abbiamo fatto probabilmente 2 minuti di possesso palla dove abbiamo coinvolto tutta la squadra, è stato fatto davvero un gol di grande qualità. E poi dopo ci siamo difesi anche bene, abbiamo concesso poco alla Fiorentina nel primo tempo, poi sono riusciti con la loro bravura e la loro qualità a pareggiarla. E nel secondo tempo, cambiando qualcosina, abbiamo rinunciato un po' a giocare, soprattutto insomma, a livello tecnico, potevamo giocare un po' più dentro, dovevamo incidere un po' di più. È ovvio che c'è merito anche degli avversari, perché ovviamente la Fiorentina è una delle squadre più forti sulla riaggressione, sulla pressione alta, quindi ti tolgono il possesso palla, però noi potevamo fare meglio. Non posso rimproverare nulla dalla squadra, direi che insomma, la vittoria della Fiorentina è meritata oggi. Sì, mister, buonasera, Duccio Mazzoni di Radio Repubblica. Torno sul secondo tempo e sul cambio di assetto che ha varato con i tre dietro e con i 2-1, che è un ritorno al vostro assetto classico. Qual era la motivazione e che piano partita aveva previsto? Grazie. Ma no, perché insomma non volevamo aprirci troppo dietro e insomma era qualche giocatore un po' in difficoltà. Abbiamo preferito passare con una difesa a tre, giocare con i quinti, noi lo possiamo fare tranquillamente sia a gara in corso che a fine primo tempo, quindi su quello non è il problema quello, insomma direi che probabilmente nel secondo tempo c'erano tanti spazi dove poter far male, abbiamo attaccato poco la profondità, invece nel primo tempo l'abbiamo fatto meglio e siamo stati un po' più rinunciatari nel gioco e quindi la Fiorentina poi ha preso il sopravvento. Salve mister, se ne parla, quindi è giusto che la domanda gliela faccio. Quante possibilità ci sono, se ci sono possibilità di vederla il prossimo anno allenatore della Fiorentina? Grazie. Ma no, io quello che ho sempre detto, adesso io devo pensare al Monza per queste altre due partite che sono fondamentali per noi per chiudere bene la stagione, perché comunque sono 7 partite che non vinciamo, quindi per noi è fondamentale chiudere bene la stagione. Poi a fine campionato, quello che ho sempre detto e quello che ha dichiarato anche il dottor Galliani, ci siederemo e parleremo insomma del futuro, però in questo momento qua la mia priorità insomma è pensare a chiudere bene il campionato con il Monza e avere rispetto per questa società. Buonasera mister, Dimitri Conti, Tutto Mercato Web. Lei, rimango un po' sul tema del futuro perché è molto chiacchierato, molto ambito, non è accostato solo a squadre italiane, faccio un nome io, Benfica. Cosa prova a sentirsi accostato comunque da allenatore che non ha una carriera così lunga ancora a realtà del genere? Grazie. Beh, io le voci ovviamente le sento, le ascolto, però insomma mi entrano e mi escono da questo lato, ci sono tante società interessate, a me fa piacere, mi gratifica e mi rende orgoglioso del lavoro che ho fatto, però in questo momento qua, come ho detto anche prima, devo insomma pensare a fare il meglio possibile con il Monza da qui alla fine. Poi insomma per il futuro io sono molto ambizioso, sono uno determinato, voglio sempre il meglio da me stesso, dai miei ragazzi e cerco sempre di migliorarmi ogni giorno, quindi cercherò insomma da qui alla fine di fare il meglio per questa società e poi le valutazioni le vediamo alla fine. Grazie, buon lavoro. Grazie.